Buonasera a tutti, siamo quest'oggi qui con Mister Parola del Sant'Albano, Mister confermato sulla panchina arancionera. Quest'oggi inizia la vostra preparazione, ti chiedo innanzitutto emozioni su questo nuovo primo giorno con col Sant'Albano e poi se ti ritieni soddisfatto della rosa che adesso hai a disposizione. Tanti innesti, alcuni giocatori che sono partiti, uno su tutti che è arrivato, Jacopo Racca, sicuramente darà una mano. Sì, io, vabbè, l'emozione è minima perché oramai l'ambiente lo conosco da troppo tempo, anche se c'è stata quella pausa l'anno scorso di ton mesi, ma lo conosco benissimo, quindi l'emozione è minima. Invece sulla rosa posso dire che sono soddisfatto, poi potrebbe darsi che arrivi ancora un giocatore o meno, quello sarà il tempo a dirlo, però sono soddisfatto, praticamente abbiamo lavorato in sintonia io e la società e su tutti i nomi messi sul tavolo probabilmente non abbiamo raggiunto un giocatore, gli altri sono arrivati con voglia, con entusiasmo. Adesso tu hai citato Jacopo Racca, che lo conosco bene, uno ancora dei pochi che ho fatto un paio di campionati assieme come giocatore. Sicuramente è un giocatore di valore, ma da lui aspetto più l'uomo che è il giocatore, poi il giocatore con l'uomo che dia una mano all'interno di uno spogliatoio che ha bisogno di quelle figure di quel calibro. Invece da questa preparazione estiva, poi anche in vista dei prossimi impegni tra amichevoli, poi campionato a settembre, cosa ti aspetti? Ma io mi aspetto una cosa, mi aspetto tanto entusiasmo, quello che forse è mancato un po' l'anno scorso, tanto entusiasmo, ma mi aspetto tanto da tutti, ma soprattutto, come ho ribadito in altre sede, dai giocatori rimasti, perché a parole è facile, coi fatti è diverso, perché i nuovi arrivano con entusiasmo, però se i vecchi non trascinano tutti con entusiasmo, alla fine si rischia di fare un po' come l'anno scorso, che il risultato ottenuto non è stato sufficiente per l'ambizione del Sant'Albano. Esatto, ti chiedo solo più questo, invece l'obiettivo di questa stagione, anche parlando con col presidente, poi quello di provare a puntare a fare qualcosa in più, uno step in più rispetto all'anno scorso, ti chiedo se ti ci ritrovi in questo obiettivo e se invece ne hai uno personale. Ma sicuramente la classica frase fatta, avendo fatto male l'anno scorso, viene da dire migliorarci della passata stagione. Io vorrei proprio avere dei giocatori che mi fanno una stagione con la convinzione, con la mentalità giusta, e giocarmi un campionato fino alla fine, mentre l'anno scorso un mese dalla fine praticamente eravamo tagliati fuori da tutto l'obiettivo. Spero e credo che questa rosa possa giocare fino alla fine per obiettivi importanti, poi sarà il campo a dire la sua, come sempre. Grazie mille, mister. Arrivederci.